Durante un mastermind che porto avanti ogni mese con alcune colleghe, è saltato fuori un esercizio super fico per trovare soluzioni o risposte a qualunque sfida. Prima però ricordati di iscriverti al canale YouTube cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la piccola campanellina che ci vedi a fianco, perché quella sarà la chiave per ricevere le notifiche da parte di YouTube ogni volta che esce un nuovo video. Ma torniamo a noi e al nostro esercizio. Si dice che non si possa risolvere un problema con lo stesso approccio mentale che l'ha generato, e questo esercizio aiuta proprio a cambiare prospettiva. Si chiama l'alfabeto risolutore e consiste in questo. Pensa ad una sfida o ad un problema che devi risolvere. Quindi prendi un libro, il primo che ti capita sotto mano, e aprilo in una pagina a caso. Scorri sulla pagina e soffermati sul primo nome che vedi, qualunque esso sia. Quindi prova a creare almeno 3 o 5 associazioni fra il nome che hai trovato e il problema che devi risolvere. Facciamo un esempio. Supponiamo che la sfida sia come aumentare il numero di clienti al mio sito web, ok? E la parola che ho trovato sul mio libro sia conoscenza. Alcune associazioni potrebbero essere chiedere ai nostri conoscenti se conoscono qualcuno che lavori nel nostro settore con il quale condividere la sfida e fare un piccolo brainstorming. Oppure ampliare le nostre conoscenze partecipando ad un evento o comprando un libro o studiando un corso sul tema. O ancora fare conoscenza con i nostri clienti attuali e chiedere loro che cosa migliorerebbero della nostra attuale offerta. Oppure prendiamo un'altra parola. Supponiamo che la parola che abbiamo trovato scorrendo il nostro libro sia giardino. Ok, potremmo riunirci in giardino per un meeting all'aperto con il nostro team per discutere eventuali soluzioni. Si sa che la natura aiuta molto la creatività. Oppure potremmo andare a fare una passeggiata in giardino per provare a disconnettere la mente dal problema e trovare così più facilmente una soluzione, anche se siamo da soli. O ancora potremmo pensare a quanta acqua stiamo utilizzando per innaffiare la nostra attività. Ossia, fuori di metafora, possiamo pensare a trovare nuovi canali che possano irrigare di traffico il nostro sito web. Lo so, non è un esercizio immediato, soprattutto se ti capitano parole che in apparenza non sembrano centrare un bel nulla con il problema. Se proprio non ne vieni fuori, cambia parola, ma non prima di aver almeno tentato di fare qualche associazione. Questo è un esercizio molto bello, soprattutto se fatto in compagnia, ma puoi farlo anche da solo. Questo è tutto per oggi. Se stai guardando questa puntata dal canale YouTube, lasciami un thumb up o un cuore qui sotto nello spazio dei commenti per farmi capire che questa puntata ti è stata utile in qualche modo. E lo stesso se stai guardando o ascoltando l'episodio dal sito biz-academy.it/podcast. Se invece stai ascoltando la puntata da Spreaker, Spotify o iTunes, ricorda di condividerla con tutti i tuoi amici. Questo è tutto per oggi, tribù. Ricordatevi di condividere come vi è stata utile la puntata qui sotto. E se far crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrato a Biz Academy, visita il sito biz-academy.it per unirti alla nuova Business Academy italiana, tutta al femminile. I contenuti sono sempre unisex. Noi come sempre ci sentiamo, vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.